Siamo in compagnia della dottoressa Franca Leosini, grande giornalista che ha ricevuto oggi anche una targa dalla Polizia Penitenziaria per il suo ruolo importante e non solo, anche perché testimonial del calendario 2011 della Polizia Penitenziaria. Ci racconta un po' questa esperienza e come è stata vissuta? È stata un'esperienza straordinaria, direi esaltante, a parte il fatto appunto che io, come ho detto appunto nel corso di questa meravigliosa cerimonia, mi ritengo appartenente al corpo di Polizia Penitenziaria, anche perché vivo le carceri molto dall'interno, perché dopo più di 15 anni e 11 serie di storie maledette, perché l'undicesima la sto preparando, diciamo, ecco, conosco fino in fondo quello che è la capacità, il sacrificio, la competenza, l'abnegazione, la pazienza, la generosità degli agenti di Polizia Penitenziaria. Insomma, quindi vivo il carcere dall'interno. A parte il lavoro che svolgo all'interno delle carceri per le mie storie maledette, ecco, diciamo, sono molto vicina agli operatori degli istituti penitenziari, perché appunto ne conosco i grandi meriti e anche i grandi meriti disconosciuti. Ecco, questo è uno degli veramente delle ingiustizie che vengono socialmente perpetrate, cioè che non venga diffuso con maggiore non solo maggiore frequenza, ma dando maggiore spazio a quello che è veramente il compito di queste persone, che non solo tutelano, diciamo così, e assistono le persone, i detenuti, ma oltretutto danno un apporto di umanità così profondo che solo chi vive dall'interno delle carceri può conoscere. Insomma. Prima di vivere dall'interno questa situazione, avrebbe mai immaginato di trovarsi di fronte a casi del genere e a un corpo che non si risparmia nell'esercizio della propria attività? Indubbiamente no, come tutti, perché le cose le puoi valutare quando le giudichi dall'interno. Insomma, dall'esterno possiamo avere così un'immagine stereotipata, un derelato, ecco, ma vivendo dall'interno le carceri si può veramente capire il grande sacrificio. Posso dire una cosa, un grande sacrificio così poco remunerato, perché se veramente dovesse essere remunerato per quello che vale, non basterebbero miliardi per compensare queste straordinarie persone che diciamo, scelgono di fare questo lavoro, insomma, di questo servizio allo Stato e anche ai cittadini. Insomma. Grazie. Grazie a voi.